Potassi. Che bello avere gli amici Ma musicisti. Leo, che canzone dove vai? Non lo so, Oh, scrivete nei ragazzi, commenti. che canzone Indovinate la canzone. E questa volta è quella che tutti scriveranno. Allora, quando ci è arrivato a casa di Camper, Japan Candy Box, I'm upside down. Ah, mi sta informando che non si apre da qua perché la Sì, testa è in giù. sì. Allora, così è dritta. Magari non fa Andrea vedere. Grassi, via 6TN38121 Italy da Singapore? Quale parte non volevi che si sapesse? Singapore è cosa tua? Comunque Giova abita di fronte a me, a un cancello. Sappiate che il campanello giusto della casa di Spawn è. E anche oggi è arrivato quel giorno in cui Leo diventa un bambino Felice. felice e speciale. In cui io mi rovino la cena. Esatto, anche io mi rovinerò la cena, quindi mangerò pochi. Oggi mangeremo caramelle giapponesi. Che tanto non bella la scatola dell'altra volta. Sì, è meno martoriata, avrà viaggiato un po' meglio. È più asilo. Importantissimo, noi metteremo l'hashtag Japan Candy Box, così possiamo vincere un mega box da $100 Madonna. Pieno di caramelle giapponesi. Fenomenale. Chi non lo E se vorrebbe? non volessi vincere? Non mettiamo l'hashtag. Posso, non no? mettiamo l'hashtag. Non mettiamo. Hai seguito le istruzioni per l'unboxing? Ma se le istruzioni per l'unboxing sono dentro la scatola, è un po' un problema. Aspetta. Trucchi per il perfetto unboxing. Documenta, condividi e nom nom. Nom nom è mangia. Nom nom nom. Furbi questi giapponesi che si esprimono con le onomatopee. Che schifo le parole. Questi sono più organizzati degli ultimi, eh. Perché qua c'è la lista dei 10 prodotti qua all'interno. Ho un dubbio. Crank. C'è scritto ottobre 2016, ma siamo a dicembre. Cazzo. È arrivata l'altro ieri. Sono più in ritardo dei vostri vlog del mese. Ma ragazzi, prima di cominciare, vi dico fin da subito di lasciare un bel mi piace, perché ragazzi, al raggiungimento di 15.000 like, sì, Giova spoilerato, abbiamo qui un'altra scatola contenente altri snack giapponesi. Se questo video arriva a 15.000 like, mangeremo questi snack giapponesi anche in compagnia di mio fratello, che sappiamo tutti essere un mangiamerda. Un bidone. Un bidone dell'umido. Ci sta, è onesto, 15k like per un prossimo episodio? Dai, metti via qua. Come in Harry Potter ci sono i mangiamorte, nei nuovi ci sono i mangiamerda. Comunque, qua i nomi dei prodotti non sono scritti in caratteri giapponesi, ma in inglese. Quindi possiamo pure leggerli. Che bello. Sì, sì. È chiarissimo questo inglese. Il Barbon Choco Unpan Bread Cookies. Crunchy Gnocchi Gnocchi Cororon. Gnocchi Gnocchi. Gnocchi Gnocchi. Ok, ma ora che tu mi hai letto i Crunchy Gnocchi Gnocchi, come faccio a capire se qui le scritte sono in giapponese? Quali sono i Crunchy Gnocchi Gnocchi? Siamo da capo, questo non serve a niente. Ma no, qualche scritta in inglese c'è. No. 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 Sì, sul cappello del cuoco qui c'è la lo scritta Shattoni. In inglese. Ma sono dei mini Kraffen. Ma sono compresi i Miracle Blade? Non lo so, set di coltelli, mica taocchi. Passiamo a mangiare quindi? Madonna. Ma adesso sono da cucinare? Delle bombe. Si spera di no. Ci sono caramelle, non le cucini le caramelle. Ma qui c'è il cuoco con i guanti da forno. Ah, sono cose Barbon. E sul cappello c'è scritto Barbon. Barbon. Bourbon. Ah, quindi questo è il numero 3. I Bourbon Choco Unpan Bread Cookies. Sì, saranno biscotti di cioccolato, dai. Pangoccioli, c'ha l'odore. Sì. Madonna, sembra polistirolo, ragazzi, vi avverto. Sì, sono un po' sì, sono i pangoccioli uguali. Stesso odore, stessa composizione chimica. Andiamo? Minca, sono stopposi. Oh, raga, c'è la sorpresa. No, dai. No. È un preservativo. Goldone in omaggio. Cos'è? È per l'umidità, penso. È per disumidificare come le scarpe da corsa. E per non diffondere i tuoi cromosomi. Do not eat. Non mangiare. Ah, finiamo. No, andiamo a un yukini giapponese tra mezz'ora. Ve li porto come dolce dopo mangiato, va bene? Va bene. Continuiamo con Rilakkuma. È il numero 2. Serviamo il numero 02. Rilakkuma Cookie Sticks, quindi saranno dei biscotti a forma di Mikado. Sono i soliti Mikado, però senza la cioccolata. Sì. Quindi quei pulcini morti? Beh, devo dire che le scatole si aprono bene. Le comprerei solo c'è per solitamente. Sì, cioè, dietro c'è pure Pedoper. Solitamente mi lamenterei che debba aprire 8 volte la stessa scatola, però mi dà un sentimento di sicurezza, esatto. Di igiene. Almeno non sono andati a male. Porco che puzza! Un odore tremendo. Madonna! Non so di cosa sia. Avete presente la naftalina? Qualcosa di bruciato! Quelle cose che mettete nei vestiti per evitare che no, gli insetti mangiano. Sai il cos'è? Tessuto. Non sono male. È la glassa che mettono sopra i popcorn per fare i popcorn dolci, bruciata.
Non li mangiai tutto il giorno, però. No, beh, fanno schifo. Non sanno niente. Un grissino dolci. Volete il mio? No. Bravo, lei. Tu mi stuzzichi che mi dai soddisfazioni. Sia come support che come compagno di video. Devi tirarmi fuori il numero 9. Maygum Candy Apple Soft Candy. Caramelle con sistema operativo iOS. Questa è una ciliegia, secondo me. O è una mela caramellata? Può una essere. Mela caramellata. È una mela. Sì, è una mela caramellata. Cioè, Trentina non riconosce le mele. Ok. Ce ne sono per tutti. Occhio. Piano. Deve esplodere tutto. Sento le radiazioni fin qua. Madonna, non hanno un buon odore. Non sono Smarties tarocchi. Sono quelle cose. Io non posso non mangiarlo. Gli Skittles. Le mele non mi piacciono. Sono duri come il muro. Però sono bianchi. Non fai niente. Ma sono gommosi poi da masticare. Sì. Una mela fortissima, però. Madonna. Dentro il frigo. Sono buoni. Sono buoni. Buoni. Guarda qua. Esci le caramelle. Porca troia. Mangiare. Che diceva la mamma delle caramelle che ti dava Spawn? Non accettare mai le caramelle da Spawn. Non volevo neanche darvele. Lei scegliene una tu per me. È il mio test qua dentro, devo indovinare cosa c'è dentro. Prendi il numero 5, il Kabaya Shaka Shaka Gummi. Ah. Come al ristorante giapponese quando fai un'azione. Allora ordino il 22, il 25, il 44. Poi arriva, non sai che cazzo hai preso. Numero 22. Ma shaky shaky tipo da shake it? Ah, bella domanda. Ho tre opzioni perché non ho ben capito chi era la shaka shaka. La 1, la 2 o la 3? La 1 è una fragola che cavalca un cavallo con le mongolfiere. Che al mercato mio padre comprò. Quindi penso sia le fragole e non credo sia giusto. Poi c'è una sorta di streghetta. Lo streghetta? Lo streghetta, osti. Sta challenge è troppo difficile. Cazzo me, ne apriamo quella viola lunga. Ah, è solo una. Oddio. Cos'è? È un Tampax. Ragazzi, buona che puzza. Sembrano gli assorbenti di... Dai, io santo. Ringrazio il dottore, rifiuto l'offerta e offro a lei. Cos'è sta cosa, me lo dite? Non lo so. Sarà qualcosa con... Boh. Uva? Di plastica. Guarda come si allunga. No, fallo vedere perché. Aspetta. Cos'è? Gomu gomu no. Ha staccato un pezzo, chi lo vuole? Io. Io l'ho rotto. Ah, oh, per fortuna c'è Leo che vuole. C'è un cestino dell'umido. È uva. È all'uva. E quindi dovrebbe essere il numero. Eroina. C'è dentro la la bamba. C'è dentro la bamba. C'è la troca. Ragazzi. C'è dentro la polverina bianca. Esce fuori polvere. A me è perché frizza. Frizza, dammi a me allora. Ottimo che me la salvi. Frizza la lina. No, sai cosa? Di detersivo. Vuoi frizzare? Buona. Appoggio qua. È buonissima. Rovinatevi la cena. Spacca metà. Io faccio senza. È il mio tesoro. Spacca metà, ho detto. O spacchi metà lei o spacco metà te. Con quale fisico me lo stai dicendo? L'ho lasciato a casa, vado a prenderlo. Asilo. Hai finito? Autistici. Ma non devi dire caramelle. Ora invertiamo le parti. Decido io e uno di voi deve indovinare. Maestra, continuate a dire. Ah, ma ragazzi, ma abbiamo appena mangiato una Cory's Whistle Soda Candy. Cazzo, saperlo prima. Ah, soda è la parte frizzante. Sento, sì, sì. Whistle è il fischietto che è lungo. Cosa? Questa è facile. Beh, con... sete. Quando vuoi, Giù tutta però. Giù. Ma no! I coglioni. Camper non sta potrei... sgocciolando. Sgocciola. Rizzo. Ha sputato su tutte le caramelle. Io non le mangio più. Ragazzi, non farmi ridere quando bevo. Ragazzi, non così se mi fai anche ridere. Leo e Lever sono riusciti a far bagnare Camper. Wattpad pieno. Wattpad ovunque. Leo non ci riesce con le ragazze, ci riesce con me. Che culo. Boh. Numero 6, Marukawa Halloween Gum. Io so già quali sono perché l'ho viste prima. Ta-da! Oh sì, è proprio lui il nostro uomo. Ah, lo streghetta. Questo è lo streghetta. Osti, sono caramelle buone al sapore di pomi. Oh, streghetta. Che sfiga, sono solo due. Possiamo dividerle tra Madonna, di noi. Madonna, questi qui sono alla Coca-Cola, raga, sono pure buone. Ma una è rosa. Una è rosa, una è nera, cioè marrone. Allora, chi vuole la rosa e chi vuole la marrone? Io mi sono offeso, questa volta passo. Camper, sono quattro pezzi. A posto. Tu devi fatto. Non è che devi mangiarne quattro. Ero io quello euforico. Tieni quella di color pisello.
a levere quella con del pisello nero. Leo, puoi scegliere pisello di bianco o pisello di nero? Vado di bianco, che di solito fa meno male. Vai, proviamola. Secondo me sa di Coca-Cola? No. Non è vero? Sì, quella sì. No. La nera sa di Coca-Cola. La vostra? Quella mia. Una Big Bubble. Ma neanche, non sapore di nulla. Alla fragola? Non è male. La vista da lontano. Che schifo. La vostra è un po'. Che cazzo? Perché è? Oddio, è la lingua rossissima. Ah, lingua nera! Ah, ma vedi? Esce la lingua di due colori. Ah! Cambia la lingua rossa! È inquietantissimo! Porca troia! Cazzo. Che schifo. Effetti collaterali. Ma adesso anche lo stomaco sarà tutto rosa. Ma tu l'hai inghiottita? No, però butti giù la saliva. Tu l'hai inghiottita? No. Ah, ok. Non mi fido. Esatto. Più. Che tumorata di amore. Ah, dai. C'ho, sembra asfalto nella lingua. Proseguiamo con Hello Kitty. Mangiamo gatti, come Vicentini. Sì, così. Ma sei a caramella dei gattini? Sono vecchio le devi senza sta cosa. Ma che bella. Ma putte otto dove te la trovate sta caramella? Ma che bella. Ma raga, ma hanno la forma delle sfere del drago. Oh, ma sono tutte quattro, le hanno fatte apposta. Hanno previsto tutto. Ho paura che mi nascano i vermi nello stomaco. Qui c'è. Queste te li uccidono i vermi. C'è scritto che si possono vendere solo in Giappone. E perché noi li abbiamo qui? Bella domanda. C'è un'arancia disegnata qua. Sì, sono di di bevande energetiche tipo Powerade. Esatto, sì. Sa di Powerade. Che in realtà è arancia frizzante. Wow, buone arance frizzanti. Solita storia? È una ciunga o è? Questa è una bottiglia. È bella? È una ciunga. No, caramella. Perché l'hai già mandata giù? No, perché si sta sciogliendo in bocca. Non vuoi rischiare la vita? Non lo so, è al limite. Quell'altro non la buttavo giù nel camorire. A me non va giù. Dai, avanti. Ah, questi sono solo per tre. Ah, io salto. Ciambelline. Dei tori. Nessuno sa cosa è un toro. Cazzo di tori hai visto? Ragazzi, queste caramelle hanno la forma di un toro. E scommetto che solo io so perché hanno la forma di un toro. Perché hanno la forma di un toro? Perché questa figura geometrica si chiama toro. Un toroide. Scusami. È un toro. Ma è un bullone. Sì, ma bullone non esiste. Io santo. Ma non rompere. Io rompo tutto. Pensa ai bambini in Africa che quanto vorrebbero mangiare queste caramelle. Non le mangiano lo stesso. Banana. Sì, la di banana. Che buona la banana. Che sfiga che erano solo tre questi tori. Però è un'altra cazzo di ciunga. Esatto. Candy box. Non ci sono caramelle, solo cazzo di gomme da masticare. Chiamalo chewing gum box. E mini pangoccioli. E mini pangoccioli che erano i più buoni alla fine. Che sono quasi finiti. Sai perché? Ultimo. Che trick. Tac. Altre ciunghe? Sono le leggendarie fragole che cavalcano un cavallo e le mongolfiere sullo sfondo. Chi ha fatto questo disegno era in trip. Gli acidi. È una predizione, tu se mangi quelle vedi quello che c'è sulla confezione. Sono delle fruttella tipo. Ho dato star, la confezione è la stessa. È il dado. No, questa no, che non mi piace, prendo questa. Va bene, d'accordo. Dio santo. Cosa? Tondure come il muro. Ah, sì? Guardate. È qua sopra. Magia! Resta attaccata. Madonna. Non cade sta caramella. Sarebbero anche buone. È troppo dolce. Sono quelle che avete... Mamma! Sono durissime. No, c'ho la cuore che sta sgretolando. Le zucche dolce, sta roba. Ma carai, che ne fanno? Evviva il diabete! Con la sua arrivazione a 1000. Anch'io. Che tempo. Diventiamo un labrador adesso. Fragole chimiche, mio figlio. Un lama. Lama lagante, quinto prestigio. Sono finite perlomeno. Questa no. Anche la mia dentatura è finita, penso. Quando andremo a fare le analisi, il dottore ci chiederà: ma avete mangiato qualcosa di strano? No. Poi vedi qua, se mi si riblocca la schiena come l'altra volta. Voi probabilmente non sapete che dopo aver mangiato gli snack giapponesi lo scorso episodio, lei ha avuto mal di schiena per 3 giorni. Per una settimana. Coincidenze? Io non credo. Beppo Lippetti non ce la raccontavano. La scimetta che rimaneva dritto. Oddio. Il cucchiaio. Oh, comincia già a venire mal di schiena. Sono a ricordo. È effetto placebo. Sì, io sono molto influenzato dall'effetto placebo. Va bene, questi erano i nostri dolci giapponesi. Candy non giapponesi. Non di mangiarla. Io l'ho sputata. La mia è qua, fai un po' te. È ingoiato, via. Bravo, Leo. Bravo, Leo. Fossero più donne. Dove mi hai segnato la mamma? Quindi, mi raccomando. Quindi.
15k like per mangiare altri snack giapponesi in compagnia del mio fratello, dell'Umino. Il tuo fratello è uguale a camper. Cioè, proprio uguale a camper. In compagnia di mio fratello. Ah, ma quello è camper. Allora, raga, hashtag nei commenti. Ah, ma ci sono due camper. Ringrazio Leo e Lever. E io? No. Che cazzo vuoi? Fatto un cazzo. Ringraziamo tutti Spawn che ha fatto un po' il conduttore oggi dando gli snack. Ma cosa hai mangiato tu? Quelli che erano tre li davo a voi. Che cazzo hai mangiato? Si può sapere. Io ho fatto un po' di sottobanco, un po' imbrogliato. Oh. Che buone. Così, finita. Che buona. Direi che dal camper da Spawn, da Leo e da River è tutto, noi ci vediamo dove, quando, come? Come? All'ospedale. Yeah, yeah! Illuminati Crew.